Dottore, adesso mi scusi, ma volevo raccontarle di un'immagine che ho sempre pensato, beh, non sempre, ultimamente. E io sempre, ho sempre pensato che diventare grande coincidesse esattamente con il momento in cui si trova l'equilibrio per andare in bicicletta. Non ho mai pensato che crescendo avrei maturato una paura fortissima di diventare adulto. Ciao. Buongiorno. Quanti anni hai? 27. Non lo hai mai fatto prima? Chi No. ti ha detto di venire qui? La mamma. Ah, la mamma, giusto. Io non ho mai fatto queste cose, solo cose occasionali. Ma non ti devi preoccupare. Penso a tutto io. Ok. Quindi tu non sei mai venuto prima? Ma No, no, infatti è bellissimo, no, questo posto non l'avevo mai visto. ci stiamo espandendo. Allora, la mamma mi ha detto che hai trovato un po' altina la percentuale sull'anticipo dell'incasso per il 2015. È vero? Porca troia! Pago 4, cioè la partita IVA al 4%, regime dei minimi, under 30, pagato 33% di INPS. Ho capito, ma che cosa c'entra la partita IVA? È l'INPS il problema. Ma non sono, cioè non è una cosa legata Sono due all'altra. cose completamente separate. L'INPS è altissimo, vedrai l'anticipo che ti arriverà sull'anno prossimo. Vabbè, senza fare discorsi perché non è il caso, però. Cioè, ma che paese è un paese che preleva in questo modo dal reddito? Sono under 30, libero professionista e portano via praticamente Forse. la metà di quello che guadagno, guadagno No, irrisorio. forse non ci siamo capiti. È proprio perché tu sei un libero professionista. La pressione fiscale su di te è costituzionalmente devastante. Cioè, nella Costituzione c'è scritto che è giusto fare così o è una cosa di voi. Come posso dirti? È insito nel patrimonio genetico del paese. Ok. Vabbè, allora, infatti io venivo qua apposta per questo, perché non volevo provare fra un po', fra fatture, viaggi, immagino anche pasti, così a scaricare un pochino quella. Ma allora è per questo che sei qui? Sì, certo. Perché? No, no, avevo pensato altro, ma. No, per fortuna per te non sei ancora così adulto. In che senso adulto? No, ecco, piuttosto mi dicevi che tu viaggi molto, no? Ecco, tutte le volte che viaggi dovresti portarmi delle fatture. Che intendi per adulto? Devi portarmi anche le ricevute dei pasti quando sei collocato. No, fammi evadere. Farò finta di non aver sentito. Tu sei la mia commercialista, io ti pago, io decido. Io sono una professionista. Fammi fare un botto di nero. Voglio essere uno di quei ciccioni di merda che vanno a mangiare pesce sul litorale laziale con la loro famiglia. E si vantano di frodare Equitalia. Non è legale. Se vuoi possiamo scaricare anche l'abbonamento del cellulare. No! Scaricare una rottura di coglioni. Io voglio proprio evadere, capisci? Non cedere anche tu alla tentazione dell'italiano medio? Oh, sì, parlami. Quella lingua di voi commercialisti che si capisce o non si capisce. Ah, quella lingua shui shui. Sì, tanto non siamo in Germania. No, non siamo mica in Germania. Nessuno va in galera per reati fiscali in No, Italia. nessuno. Muovi il Oh, capitale. sì, muovo il Sposta capitale. dei soldi e Oh, rubameli. sì, te li rubo. Sì. Oh, Sì, sì. oh, sì, Frodiamolo sì, questo Stato. Ah, ah, aia. proviamolo. Ah, sì. Fammi Oh, evadere. ti faccio Sì. evadere. Oh, Oh, sì, sì, ti faccio fammi evadere. evadere. Oh, sì. Certo, così giovane, tutto in regola. Potevi anche rimanere pulito. Beh, vedi, piccola,
È la pressione fiscale su noi giovani liberi professionisti che mi ha costretto a crescere. In fretta.